Mare inquinato? Soltanto un brutto ricordo. O perlomeno è questo l'obiettivo del nuovo impianto inaugurato questa mattina a Fano, parte integrante del progetto Water Care. Si tratta di una vasca di accumulo capace di raccogliere le acque reflue, di trasferirle al depuratore e di scongiurare quindi per le spiagge di Arzilla e Lido eventuali divieti di balneazione. È una vasca di accumulo di 1600 metri cubi. Quando qui c'è il problema delle fogne miste, quindi quando ci sono queste cosiddette bombe d'acqua, le prime precipitazioni, tutta l'acqua viene inviata al mare direttamente. Invece d'ora in avanti non sarà più così. Perché? Perché viene accumulata all'interno di questa megavasca, da questa megavasca starà in decantazione per 24 ore all'incirca e poi verrà tramite quel tubo che vedete portata nella rete fognaria e quindi andrà ad essere regolarmente depurata nel depuratore di Ponte Metauro. Dopodiché, una volta svuotata, c'è un impianto completamente automatico che svuoterà dai residui, che potrebbero essere il braccino, qualsiasi cosa che può venire giù con le acque, e praticamente ripulirà completamente l'aria, la parte sottostante. Quindi attutisce, anzi elimina tutto quello che è la prima pioggia, che è una pioggia particolarmente insidiosa in quanto ci sono tracce di idrocarburi, ci sono tracce di oli, ci sono tracce di tutti quegli elementi che possono in qualche modo compromettere la qualità delle acque. Questa alla fine sarà un'area verde inerbita, chiaramente chiusa perché dal punto di vista operativo è soggetta ad eventuali operazioni e quant'altro, però comunque un notevole miglioramento. È un progetto di rilevanza europea, ideato per difendere l'ecosistema marino, ma anche per tutelare chi il mare lo vive e lo frequenta. Il progetto Water Care, lo dice il nome, è curare le acque. Il nostro progetto ha come scopo la qualità delle acque di balneazione, quindi rendere sicuri i bagnanti che vengono al mare durante il periodo estivo. È un progetto che include le due sponde, l'Italia e la Croazia, perché è un interreg europeo, quindi un progetto con fondi europei che coinvolge 10 istituzioni, 5 italiane e 5 croate. Lavoriamo oltre che su Fano anche su Pescara e sull'altra sponda lavoriamo su Pola, Spalato e Dubrovnik. Lo scopo è quello di monitorare i corsi d'acqua e creare delle infrastrutture. Fano è il progetto pilota, dove noi abbiamo monitorato i due anni passati, 2019-2020, senza vasca. Quest'anno faremo il monitoraggio con la vasca, quindi andremo a raccogliere i risultati di un impianto come questo, che migliorerà notevolmente la qualità delle acque che scorrono sull'Arzilla, arrivano in mare e mettere in sicurezza i bagnanti. Oggi è una grande giornata perché abbiamo fatto qualcosa di straordinario e ancora una volta Fano dimostra di essere avanti, innovativa e coraggiosa. Questo impianto che oggi abbiamo inaugurato, questa vasca, è un impianto fortemente innovativo. Nella nostra regione non ce n'è nessun altro esempio di questo tipo e in giro ce ne sono pochissime. L'altra cosa che mi piace sottolineare è ancora una volta abbiamo dimostrato di cogliere le opportunità perché si è inserito in un progetto europeo fra le due coste, quindi anche con risorse aggiuntive che portano anche a noi un risparmio. Quindi veramente una grande giornata dove la tecnologia, la qualità, la capacità e la ricerca si sono unite per dare una risposta importante al nostro territorio, alla nostra gente. Sono venuto a portare un plauso ad ASET per questa realizzazione che va al di là dell'opera stessa, ma è molto lungimirante per quel che riguarda, diciamo così, questo tipo di approccio all'inquinamento complessivo che esiste purtroppo nei territori. Come Regione Marche cerchiamo di portare avanti questo tipo di percorso, cioè un percorso che veda la collaborazione non di alcuni comuni o alcuni territori, ma di un territorio molto ampio, che sono tutte le regioni che si affacciano sul mare Adriatico, quindi italiane e croate, e che in qualche modo debbano affrontare insieme quello che è un inquinamento che alla fin fine arriva al nostro mare, ma quando arriva al nostro mare vuol dire che prima ha toccato tutti i nostri territori.